La comunità di Isca si stringe al dolore della famiglia del diacono Pasquale Varano, morto in un incidente stradale sulla 106. La denuncia di Fabio Pugliese sulla pericolosità della strada della morte. Molto partecipati i funerali del diacono Pasquale Varano, 74 anni, deceduto presso l'ospedale civile di Catanzaro dopo un gravissimo incidente stradale sulla 106. Varano era molto conosciuto nel comprensorio, sia come diacono, ma anche per aver gestito per anni la colonnina di benzina a Sant'Andrea Marina. La comunità di Isca si è stretta attorno alla famiglia, affranta dal dolore per la scomparsa del loro congiunto. Nell'omelia, padre Antonio Solano ha ricordato con commozione le doti umane e sociali di Pasquale. All'uscita della chiesa, un lungo applauso ha salutato Varano. Il drammatico incidente si era verificato il 10 gennaio sulla strada statale 106 a Sant'Andrea Marina e aveva coinvolto in uno scontro frontale due autovetture, una Fiat Multipla con alla guida Varano ed una Mini Cooper guidata da un giovane di Isca. Entrambi venivano trasportati all'ospedale civile di Catanzaro, dove Varano moriva per sopraggiunte complicazioni sull'incidente mortale di Isca e sugli altri due anch'essi mortali verificatosi nella stessa giornata a Corigliano Rossano, dove moriva un giovane di 19 anni, Luca Laudone, e Riace, un pensionato. Bisogna registrare l'intervento di Fabio Pugliese, ex presidente dell'associazione Basta Vittime Statale 106, che ha ancora una volta denunciato la pericolosità della strada della morte. In particolare ha evidenziato la mancata messa in sicurezza del tratto soverato Guardavalle. Pugliese ha chiamato in causa l'indifferenza dei sindaci del comprensorio, ma anche i parlamentari calabresi e il governo nazionale, tutti responsabili dello stallo in cui versa la statale per la quale non è previsto neanche un euro. Ucciso imprenditore agricolo e figlio nel Crotonese, condannato all'ergastolo. La Corte d'Assise di Catanzaro ha condannato all'ergastolo Annunziato Lerossi, 64 anni, accusato del duplice omicidio di Francesco e Saverio Raffa, di 59 e 33 anni, padre e figlio, avvenuto il 22 dicembre del 2018 nelle campagne tra San Nicola dell'Alto e Pallagorio nel Crotonese. Francesco e Saverio Raffa furono uccisi con alcuni colpi di fucile mentre facevano il ritorno a casa dopo aver finito di lavorare nella loro azienda zootecnica. I due erano a bordo del loro pick-up quando furono investiti da una scarica di pallettoni. Il collegio giudicante, presieduto da Alessandro Bravin, ha accolto le richieste di condanna che era stata avanzata al pubblico ministero il sostituto procuratore della Repubblica di Crotone, Pasquale Festa. Secondo l'accusa, Lerosa avrebbe premeditato l'omicidio perché da tempo serbava rancore nei confronti delle vittime, colpevole a suo dire di non averlo aiutato alcuni anni prima ad individuare i responsabili del furto di un suo attrezzo agricolo. Avversione accresciuta nel tempo da dissidi riconducibili a problematiche legate alla proprietà di alcuni terreni e al fatto che l'imputato riteneva che Francesco Raffa e il figlio frequentassero persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti. A dare la svolta alle indagini che portarono all'arresto di Le Rose fu la testimonianza di alcuni cacciatori che si trovavano nella zona in cui avvenne il duplice omicidio. Annunziato Le Rose è stato difeso dagli avvocati Mario Nigro e Salvatore Iannotta, secondo i quali l'imputato non aveva in realtà un valido movente per compiere il duplice omicidio. Per Teleionio, Salvatore Condito. Scoperta una serra di marijuana, arrestato 43enne. Nell'ambito attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti disposte dal questore di Catanzaro, personale del commissariato di Catanzaro Lido, con l'apporto di unità cinofila di Vibo Valentia, ha tratto in arresto CF di 43 anni per i reati di produzione e detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo marijuana. L'uomo è stato trovato in possesso di due barattoli in vetro contenenti la sostanza erbosa, celati entro un mobile della sua abitazione e rinvenuti durante la perquisizione domiciliare. Gli agenti, guidati dal fiuto del cane poliziotto Max, hanno esteso la perquisizione ad un adiacente magazzino, nell'esclusiva disponibilità del 43enne, dove hanno scoperto la verosimile provenienza della sostanza stupefacente. I due locali di cui si compone il magazzino erano stati trasformati in una vera e propria serra per produzione di marijuana, dotata di tutti gli impianti necessari alla coltivazione, illuminazione, riscaldamento, aereazione, irrigazione ed essiccamento, perfettamente funzionanti ed attivi al momento del controllo. Nei locali sono state trovate sei piantine di marijuana dell'altezza tra i 12 centimetri e i 50 centimetri, diversi vasi per la coltivazione, semi, nonché tutti i prodotti per la semina, la concimazione, la fertilizzazione e la crescita rigogliosa delle piantine.
Le analisi di laboratorio eseguite da personale del gabinetto provinciale della polizia scientifica hanno confermato la natura delle piantine e dello stupefacente contenuto nei due barattoli, pari a 106 grammi di peso. Essendo palese la condotta criminosa posta in essere, il CF è stato condotto presso gli uffici del commissariato di Catanzaro Lido, dove è stato tratto in arresto e, su ordine del PM di turno, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, a disposizione dell'autorità giudiziaria procedente. Dipendenti licenziati protestano salendo sul tetto casa di cura a Cosenza. Non accettano il licenziamento tre dipendenti alla casa di cura San Bartolo Misasi, di proprietà del gruppo Igreco, che questa mattina sono saliti sul tetto della clinica in Piazza Crispi a Cosenza. Secondo quanto si apprende, i tre uomini hanno con loro anche delle taniche di benzina, con le quali sono pronti a cospargersi. Al gesto si è arrivati dopo l'arrivo delle lettere di licenziamento e il mancato accoglimento da parte della proprietà delle richieste dei sindacati, a conclusione della trattativa avviata che riguarda 51 dipendenti. Questa struttura privata è convenzionata da anni, ha dichiarato Ferdinando Gentile dell'USB Cosenza, riceve milioni di euro dalle casse dello Stato e ora è in piena crisi sociale. Decide arbitrariamente di lasciare a casa 51 lavoratori, una situazione inaccettabile che mina la stabilità economica di decine di famiglie, acuisce gravemente la crisi sociale che si vive a Cosenza. Da questa mattina i lavoratori e lavoratrici si trovano sul tetto della struttura in segno di protesta e ci rimarremo ad oltranza fin quando non sarà convocato un tavolo di confronto dalla Regione Calabria alla presenza della San Bartolo, dell'ASP di Cosenza e delle organizzazioni sindacali. Il presidente Occhiuto prenda contezza della gravità della situazione e intervenga al più presto. Sul tetto della clinica è anche stato esposto uno striscione con scritto Morrone, Igreco, cambiano i suonatori, ma la musica è sempre la stessa. Per Teleionio, Salvatore Condito. Catanzaro, l'organico della sezione PGI della Procura è carente. La carenza di organico della sezione di Polizia Giudiziaria della Procura di Catanzaro rischia di compromettere l'importante lavoro che quell'ufficio svolge per contrastare una delle mafie più potenti e pericolose del pianeta. Lo afferma la senatrice Margherita Corrado, senatrice componente della Commissione Antimafia. A norma di legge, spiega infatti, l'organico delle sezioni di PG deve essere costituito da un numero di unità non inferiore al doppio dei magistrati previsti nell'organico delle singole procure della Repubblica. Per le procure distrettuali il rapporto deve essere invece almeno il triplo. Ciononostante, lamenta, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, dopo che il numero dei magistrati è salito negli ultimi anni a 27, resta ben lontana dal poter vantare gli 81 investigatori previsti. Il 1 febbraio 2020, all'apertura dell'anno giudiziario, il procuratore aveva fatto istanza di aumento degli organici, anche in riferimento alle sezioni di PG, direttamente al rappresentante del ministro della Giustizia, Mario Di Iorio, e di nuovo si era espresso in tal senso il 28 settembre, in occasione delle audizioni svolte a Catanzaro dalla commissione parlamentare d'inchiesta cosiddetta antimafia. Ad oggi però sembra che un altro biennio sia trascorso invano. Per questa ragione, spiega, con il presidente dell'antimafia Nicola Marra e i colleghi senatori Luisa Angrisani, Bianca Laura Granato ed Elio Lanutti, ho interrogato i ministri della giustizia e dell'interno mediante l'atto di sindacato ispettivo numero 3030010 dell'11 gennaio 2022, per sapere con quale frequenza, secondo quali criteri e con quali garanzie di trasparenza ed efficienza sono definiti e gestiti i numeri del personale di polizia giudiziaria. Come possano giustificare, a 2 anni di distanza dalle richieste esplicite del procuratore di Catanzaro, il mancato completamento della pianta organica nella sezione DPG di un distretto, la cui delicatezza e importanza sono perspicue nel panorama nazionale? E ancora la parlamentare chiede se i ministri non ritengono opportuno promuovere un'indagine interna volta a comprenderne le ragioni di una situazione che pregiudica gravemente l'attività di PG, dove tra l'altro si sta svolgendo il più significativo processo all''ndrangheta mai celebrato, e se intendono assumere impegni precisi quanto al personale e garantire tempi certi per la risoluzione del problema. Scuole vandalizzate a Catanzaro, Comune installerà videocamere.
Il sindaco di Catanzaro Sergio Abramo ha disposto l'installazione di un sistema di videosorveglianza per i plessi scolastici Patari, Rodari e Aldisio. I due edifici sono stati oggetto nella notte fra domenica e lunedì di gravi atti vandalici che hanno causato danni ingenti e costretto alla sospensione delle attività. L'intervento del comune, ha spiegato Abramo in una nota, è motivato dal fatto che le due scuole non solo non hanno fondi propri per provvedere ad installare impianti di videosorveglianza, ma anche dalla necessità di mettere a disposizione di questi istituti strumenti utili ad evitare che si ripetano quei danneggiamenti che li hanno colpiti la notte scorsa, come altre volte in passato. Ippolito del Movimento 5 Stelle su 118, urgente convergenza parlamentari calabresi per modificare inquadramento medici e potenziare organici. Confido in un incontro a breve con il commissario alla sanità calabrese Roberto Occhiuto. C'è un'emergenza nell'emergenza, cioè la carenza di medici nelle postazioni del 118, in cui persistono problemi molto gravi riguardo all'organizzazione dei turni e all'efficacia dei soccorsi, che troppo spesso avvengono senza medico in ambulanza. Lo afferma in una nota il deputato del Movimento 5 Stelle Giuseppe d'Ippolito, che nella recente conversazione del disegno di legge di bilancio è riuscito a farsi approvare un proprio ordine del giorno che impegni il governo a valutare già nei prossimi provvedimenti normativi di inquadrare i medici dell'emergenza-urgenza nella continuità assistenziale della specialistica ambulatoriale in materia tale da favorire anche con percorsi adeguati di stabilizzazione dei precari e di formazione specifica dei reclutati la copertura dei relativi organici in tutto il territorio nazionale, anche per consentire il pieno rispetto della legge numero 161 del 2014, specie nella regione Calabria che nei predetti ambiti presenta carenze di personale medico tali da mettere a rischio la tutela del diritto alla salute. Per Teleionio, Salvatore Condito. Dichiarazione della senatrice Bianca Laura Granato. Saltati i tracciamenti e campagna contro i Novax. Occhiuto ha già certificato il suo fallimento da commissario ad acta per la sanità. Le ultime dichiarazioni del presidente della regione, Roberto Occhiuto, in merito alla situazione sanitaria che imperversa in Calabria in seguito all'incremento dei contagi da Covid-19, sa tanto di resa incondizionata. Dopo tutte le promesse che ha fatto in campagna elettorale, si è reso conto di non essere all'altezza di svolgere il ruolo di commissario ad acta per la sanità. Prima di tutto, è chiaro che non è in grado di mettere a frutto tutte le risorse conferite alla regione dal decreto Calabria Bis, visto che avrebbe potuto aumentare i posti nelle terapie intensive e assumere personale sanitario, ma non è stato in grado di farlo. E quanto afferma la senatrice Bianca Laura Granato, il presidente della regione ormai è commissario ad acta per la sanità del mese di ottobre, quindi possiamo già tirare un primo bilancio di quello che ha fatto e di quello che non ha fatto per migliorare il servizio sanitario regionale, visto e considerato che lui sapeva benissimo in quale condizioni era, afferma ancora la senatrice. Caro Presidente, Commissario, mi sembra troppo comodo scivolare tutte le responsabilità dell'incremento dei contagi ai non vaccinati, che a causa delle misure dittatoriali di questo governo nazionale sono praticamente relegati in casa. Se come ad esempio sui mezzi pubblici circolano solo i vaccinati, vuol dire che il virus continua a camminare tranquillamente, senza ostacoli e non sulle gambe di chi non intende inoculare alcun siero miracoloso. Il vaccino non è la panacea di tutti i mali e i dati lo dimostrano. Non è chiudendo in casa i non vaccinati che si esce dall'emergenza, così come non ne usciremo solo dedicandoci esclusivamente alla campagna vaccinale. Invece, la mission dei vari governatori e commissari ad acta è solo ed esclusivamente quello di vaccinare il più possibile. Non si parla più di tracciamento né di altro. Perché, si chiede ancora Granato, non ci spiega che fine hanno fatto i 180 milioni di euro concessi dal decreto Calabria Bis, che avrebbero potuto permettere l'assunzione di decine e decine di operatori in deroga al piano di rientro, dando la linfa operativa al sistema sanitario che non si occupa solo di malati di Covid? Campagna vaccinale è nulla più e Occhiuto continua a martellare come un disco rotto senza che nessuno dica nulla in merito all'immobilismo perpetrato rispetto alle disfunzioni di una sanità regionale in cui il diritto alla cura è un miracoloso, come il recupero degli ospedali di Cariati e Rossano e l'intramontabile ex Villa Bianca, con l'aumento dei posti letto. Insomma, conclude la senatrice Granato, Occhiuto come il facente funzioni Spirlì in grande spolvero è pericoloso. Agente di commercio palermitano bloccato agli imbarcaderi, si accampa a Villa San Giovanni, non ha il Green Pass. Da lunedì scorso è bloccato agli imbarcaderi per la Sicilia a Villa San Giovanni perché è sprovvisto del Green Pass obbligatorio per traghettare in quanto ha scelto di non vaccinarsi.
Protagonista della vicenda, un agente di commercio palermitano, Fabio Messina, di 43 anni. Messina, attraverso il suo avvocato, Grazia Cutrino, del foro di Trapani, ha presentato ricorso all'autorità giudiziaria per chiedere l'annullamento del divieto di traghettare. E in attesa che la sua situazione si sblocchi, trascorre le sue giornate nel piazzale degli imbarcaderi. La notte l'agente di commercio dorme in un sacco a pelo, preferendolo alla propria automobile. A Messina, secondo quanto ha riferito lo stesso interessato, il personale della società che gestisce il traghettamento ha negato anche la possibilità di restare chiuso in auto durante il trasferimento in Sicilia. Per Teleionio, Anna Maria Colabraro. Covid prosegue i test ad Amaroni. Ieri alla sede del COC di Amaroni sono stati effettuati in fase di tracciamento 10 test rapidi che sono risultati tutti negativi. Successivamente sono stati effettuati 32 tamponi molecolari per coloro che erano risultati positivi 10 giorni fa e per le persone 3 che erano risultate positive al test antigenico effettuato durante lo screening di ieri, dei quali si è in attesa degli esiti. Lo fa sapere il sindaco Luigi Ruggero che in relazione ai test molecolari effettuati il 10 gennaio, sempre presso la sede del COC, rende noto il responso. Numero dei test effettuati 76, risultati positivi 43, tra questi 27 soggetti già positivi che non si sono negativizzati. Risultati negativi 33, tra questi 24 soggetti guariti dal Covid. Nei fatti, sottolineano dall'amministrazione comunale, c'è che lunedì sono state 51 le persone che sono sottoposte al secondo tampone molecolare, risultate positive giorno 3 gennaio. Da quando è scoppiato questo focolaio post-natale sono risultate guarite dal Covid con riscontro da test molecolare 49 persone. Per Teleionio, Salvatore Condito. Carcere di Catanzaro, cresce allarme Covid, in aumento contagi tra detenuti e agenti. L'emergenza contagi da Covid all'interno dei penitenziari calabresi è nuovamente tornata ad allarmare. A confermarlo è il già garante dei detenuti Agostino Siviglia, che conferma come in vari istituti della Calabria vi è stata una diffusione del contagio, anche se in modo asintomatico. I due istituti maggiormente colpiti sono quelli di San Pietro a Reggio Calabria, con 15 detenuti contagiati, Catanzaro con 14 detenuti e 15 agenti contagiati, e altri casi sono stati rilevati a Palmi e a Vibo. È stato predisposto per tutti l'utilizzo del Green Pass per l'accesso ai penitenziari, però purtroppo la diffusione del virus si è riverberata anche all'interno dei penitenziari che sono meno attenzionati. Una recrudescenza che ha portato nuovamente l'incubo Covid all'interno delle carceri, dove non è facile usare le misure di distanziamento sociale. Per Teleionio, Anna Maria Colabraro. Soverato, scuole pronte a ripartire, ma solo dopo un ultimo screening. Sarà oggi la giornata cruciale per decidere sulla riapertura degli istituti scolastici a Soverato. Il sindaco facente funzioni, Daniele Vacca, è pronto a sciogliere le riserve dopo gli ultimi incontri avuti con i dirigenti cittadini. A Montepaone si è invece già vicini alla riapertura e il sindaco Mario Migliarese sembra avere pochi dubbi. Non ci sarebbero le condizioni per protrarre la chiusura, spiega, salvo casi eccezionali che dovessero emergere nelle prossime ore. Non si tornerà però prima di uno screening volontario che il comune aveva già programmato per domenica scorsa, doveroso dopo la nuova impennata di casi degli ultimi giorni. L'ultima parola sarà poi data ai dirigenti che, dal canto loro, stanno raccogliendo i dati sugli alunni in quarantena o positivi per comprendere la reale situazione classe per classe. Intanto nel Soveratese ci si ritrova a fare i conti con la corsa ai tamponi, accelerata oltre che per il balzo dei contagi, per le nuove norme che prevedono la possibilità di uscire o terminare la quarantena attraverso i test rapidi e molecolari eseguiti privatamente. Se il molecolare resta l'opzione più sicura sul piano diagnostico, ma anche la più difficile da reperire e la più costosa, l'attenzione dei residenti del territorio punta ai tamponi rapidi, su cui si poggia anche l'attenzione degli organi deputati al controllo di fronte all'oscillazione dei prezzi tra le diverse strutture. La paura è che possa succedere ciò che era già successo in precedenza con le mascherine, quando si era osservato l'innalzamento vertiginoso dei prezzi dinanzi l'alta richiesta. Al momento, comunque, sembra che la variazione dei prezzi sia legata alla tipologia dei test antigenici in circolazione, quelli di prima generazione a immunocromatografia e quelli di seconda a immunofluorescenza. Quelli di ultima generazione si eseguono sempre attraverso il tampone nasofaringeo e si differenziano dai primi per la metodica analitica, ovvero l'immunofluorescenza con lettura in microfluidica.
Sono in genere disponibili strutture sanitarie o in laboratori di analisi e hanno tempi più lunghi. La loro sensibilità è maggiore, soprattutto per la variante Omicron, e sembra al momento quella più presente nei paesi del Soveratese. Difficili però è distinguerli per i pazienti, a cui non resta che riporre fiducia nelle strutture che li effettuano. In tema di tamponi, intanto, si attrezzano i pediatri di libera scelta, coinvolti attivamente dal Ministero a supporto dei dipartimenti di igiene e sanità pubblica delle aziende territoriali, per prescrivere i tamponi gratuiti agli studenti. Sarà infatti possibile effettuarli in una delle farmacie o strutture sanitarie aderenti a titolo gratuito. Intanto a Soverato si promuovono i nuovi Vax Day per gli alunni tra i 5 e gli 11 anni, che si eseguiranno senza prenotazione all'interno dell'Istituto Tecnico Tecnologico Malafarina, dalle ore 14.30 alle ore 18.30 di oggi, domani e sabato. Ed ora ci fermiamo per una breve pausa. A tra poco. Occhiuto, Mancuso e Irto sono i tre grandi elettori della Calabria per votazione nuovo Presidente della Repubblica. Si è aperta con un minuto di raccoglimento in memoria di David Sassoli la seduta del Consiglio regionale della Calabria, chiamata ad eleggere i tre grandi elettori per la votazione del nuovo Presidente della Repubblica. Il Consiglio si è trasformato in seggio elettorale per l'elezione, a scrutinio segreto, dei delegati, assicurando la rappresentanza della minoranza. Pertanto, due dei tre delegati rappresenteranno la maggioranza di centrodestra, il terzo la minoranza. Il Presidente della Regione Roberto Occhiuto, il Presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso e il capogruppo del PD Nicola Irto sono i tre delegati della Calabria per l'elezione del Presidente della Repubblica. Li ha eletti oggi l'Assemblea legislativa calabrese. Occhiuto e Mancuso, espressione della maggioranza di centrodestra, hanno riportato rispettivamente 20 e 19 voti. Irto del PD, espressione della minoranza di centrosinistra, ha riportato 9 voti. Si dà atto che è stato soddisfatto il precetto dell'articolo 83 della Costituzione, ha affermato il Presidente del Consiglio regionale Mancuso. È infatti prassi consolidata l'elezione del Presidente del Consiglio e del Presidente della Giunta e uno per la minoranza. In lizza erano il capogruppo PD Nicola Irto e la candidata alla Presidenza della Giunta per il centro-sinistra Amalia Bruni, che ha aderito al gruppo misto. Calabria, Nesci, 111 milioni per ZES, volano per sviluppo. L'azione del governo per lo sviluppo della Calabria prosegue con il massimo impegno. Grazie al decreto interministeriale firmato dal Ministero del Sud e Ministero dei Trasporti sono state ripartite le risorse per gli investimenti infrastrutturali, volte a assicurare i collegamenti delle zone economiche speciali con la rete nazionale dei trasporti. Alla Calabria vengono assegnati 111,7 milioni di euro, la cifra più alta dopo la Campania, che testimonia la grande attenzione riservata al nostro territorio. Lo afferma la sottosegretaria per il Sud e la coesione territoriale, Dalila Nesci. Con queste risorse, aggiunge, sarà possibile realizzare efficaci collegamenti tra le aree portuali e industriali e la rete infrastrutturale ferroviaria e stradale, così da consentire ai distretti produttivi di ridurre tempi e costi della logistica. Si potranno inoltre rafforzare la digitalizzazione, l'urbanizzazione green e l'efficientamento energetico delle aree appartenenti alla ZES. Infine, con i fondi messi a disposizione del territorio, si potrà incrementare la sicurezza dell'infrastruttura connessa all'accesso ai porti. Nello specifico, le risorse saranno destinate al porto di Gioia Tauro, con l'adeguamento degli impianti ferroviari di Sibari, San Pietramaida, Nocera, Terinese e Rosarno per 57,7 milioni di euro, il raccordo stradale sud alla rete TEN-T per 11 milioni di euro, lo svincolo dell'autostrada A2 per 6 milioni, il completamento della banchina di Ponente lato nord per 16,5 milioni e l'urbanizzazione dell'area industriale per altri 10 milioni di euro. Altre risorse andranno al porto di Reggio Calabria con l'adeguamento e risanamento della banchina Margottini per 16,5 milioni di euro e al porto di Villa San Giovanni con l'adeguamento e risanamento strutturale della banchina per 4 milioni di euro. Questo ulteriore investimento da 111 milioni per le infrastrutture legate alla ZES, conclude Nesci, consentirà alle nostre imprese di crescere guardando anche all'estero e sarà un volano per lo sviluppo di tutta la Calabria. Per Teleionio, Salvatore Condito. Tesseramento del Partito Democratico nel Vibonese, accolto il ricorso di Mercadante, annullate oltre 200 tessere.
Esprimo grande soddisfazione per l'accoglimento del ricorso che ho presentato alla Commissione regionale per il tesseramento, con la conseguenza che sono state annullate oltre 200 tessere nella provincia di Vibo, rispetto alle quali sono emersi dei profili di irregolarità. Il ricorso è stato valutato e accolto dalla Commissione provinciale di Vibo Valentia per il tesseramento. E quanto sostiene la componente della Commissione provinciale di Vibo Valentia per il tesseramento, Samantha Mercadante, che sostiene che la soddisfazione nasce dal fatto di vedere garantite le regole del tesseramento e congressuale, che rappresenta il presupposto di ogni partito che intende realmente acquisire credibilità. Ho ritenuto opportuno, spiega Mercadante, rendere pubblica tale notizia perché è fondamentale che i cittadini sappiano che nel Partito Democratico è presente un gruppo di giovani che vuole realmente cambiare passo e interrompere tutte le azioni negative del passato. È su questo presupposto che intendiamo ristabilire quel necessario rapporto di fiducia tra il PD e i cittadini per ricostruire un partito tra la gente e per la gente. Per Teleionio, Salvatore Condito. Crisi idrica, domani sera dovrebbe partire l'erogazione di acqua dall'Alaco verso i serbatoi comunali. Oggi è stata posata la nuova condotta DN700 previa rimozione della vecchia perché è risultata danneggiata in più punti. Le nostre imprese di manutenzione hanno posato la nuova condotta e proceduto ad effettuare le saldature e a costruire il più importante blocco di ancoraggio posizionato a valle del tratto interamente rifatto che si sviluppa per circa 100 metri. Sorical fornisce l'aggiornamento sullo stato dei lavori tesi a ripristinare il funzionamento del sistema idrico e specifica che resta da eseguire il collegamento della nuova condotta con quella esistente che riteniamo verrà realizzato nella giornata di domani unitamente ad un ulteriore blocco di ancoraggio. Sempre nella stessa serata di domani, salvo imprevisti, saranno avviate le graduali operazioni di carico della condotta con l'erogazione verso i serbatoi dei comuni serviti. Dunque l'acqua nelle case degli abitanti delle serre tornerà presumibilmente entro la mattinata di venerdì. Per Teleionio, Anna Maria Colabraro. L'avvocato Vito Maida, capogruppo di Uniti per Unire, interviene sulle condizioni delle strade di Chiaravalle e scrive al sindaco Donato, all'assessore Foti e al responsabile dell'ufficio tecnico Gulli. Premesso che nei giorni scorsi diversi residenti hanno segnalato allo scrivente e denunciato pubblicamente lo stato dissesto e precario del manto stradale in diverse arterie stradali di Chiaravalle Centrale, che alcune zone in via esemplificativa e non esaustiva, Felicetta, Scrisello, Servagno, Spirito Santo, Furna, Foresta, Fracuso, Campo, Liarda e Conella, presentano la necessità di interventi di manutenzione indifferibili ed urgenti per la sicurezza stradale e la conseguente incolumità dei cittadini, che attraversando una situazione pandemica in continua crescita è necessario comunque garantire ai cittadini i servizi essenziali, quali la viabilità, che risulta soprattutto in questa fase necessaria per il transito di ambulanze, per eventuali interventi di carattere d'urgenza e sanitario. Considerato che le strade ben mantenute riducono il rischio di incidenti ed aumentano la sicurezza stradale, evitando così anche un aggravio di spese per le casse comunali, che è auspicabile per le ragioni sopra specificate intervenire tempestivamente per la risoluzione della problematica che è stata senza esito alcuno ripetutamente anche attraverso i social segnalata. Tanto promesso e considerato, si interpella e chiede al sindaco del comune di Chiaravalle Centrale, all'assessore ai lavori pubblici ed è responsabile dell'ufficio tecnico affinché intervengano tempestivamente per la risoluzione della problematica sopra specificata, di incaricare l'ufficio tecnico, coadiuvato dai vigili urbani, a relazionare sullo stato delle arterie stradali del comune di Chiaravalle Centrale, di intervenire tempestivamente con opere di manutenzione stradale sulle vie sopra specificate o che si dovessero successivamente individuare al fine di tutelare la sicurezza stradale e l'incolumità pubblica dei cittadini, di conoscere se questa amministrazione intenda prevedere un piano straordinario per la messa in sicurezza delle arterie stradali di competenza comunale. L'interpellanza è a firma del capogruppo di Uniti per Unire, avvocato Vito Maida. Restiamo a Chiaravalle con questo annuncio dell'assessore Claudio Foti.
È giunta alla nostra redazione un annuncio dell'assessore ai lavori pubblici del comune di Chiaravalle, Claudio Foti, che domani sera nei nostri TG interverrà sulla problematica che riguarderanno le strade comunali interessate dalle famose buche rilevate dall'avvocato Vito Maida, capogruppo di Uniti per Unire, dicendo che finalmente si sono svegliati dal torpore degli ultimi 5 anni. Nota del movimento politico-culturale Chiaravalle da Vivere. Il movimento politico-culturale Chiaravalle da Vivere, dopo un approfondito esame della situazione socio-economica produttiva di Chiaravalle e del suo comprensorio, è arrivato ad una conclusione, ovvero che tutto sia stato determinato dalla profonda crisi del sistema produttivo del nostro paese. Va da sé quindi che per risollevare le sorti del comprensorio sia necessario mettere al primo punto il rilancio del sistema Chiaravalle, sempre più mortificato per la carenza di iniziative mirate alla creazione di condizioni ideali di sviluppo per un rilancio della produttività, sia del sistema paese che dello stesso comprensorio. Secondo il movimento politico-culturale Chiaravalle da Vivere, per uscire da questa situazione è necessario cambiare il modo di gestire la cosa pubblica, ovvero bisogna abbandonando sia il pessimo far niente che la gestione clientelare, impiegando tempo e denari per poter realizzare uno stato di benessere diffuso partendo dalle piccole cose e via via ricreando la fiducia negli operatori economici. Quindi, come movimento politico-culturale Chiaravalle da Vivere, riteniamo che sia necessario concentrarsi e risolvere i seguenti problemi. Realizzare la Casa della Salute secondo l'atto deliberativo di istituzione, mettere in campo un impegno politico gestionale per l'ammodernamento della strada provinciale Chiaravalle, Centreche, Palermiti, Bivio Squillace, Girifalco, Lamezia Terme. Ammodernare la strada comunale Tassone, Notalello, Monterosso, elaborare e riapprovare il PSC, possibilmente consorziato, prevedendo le zone industriali, quelle artigianali, le turistiche, non dimenticando inoltre di prevedere la messa in sicurezza dei centri abitati, dove è anche necessario praticare la via di un possibile accordo con l'Istituto Autonomo Case Popolari, nei modi e nei termini di legge, per l'acquisto e la ristrutturazione degli alloggi disabitati e fatiscenti da adibire ad alloggi popolari. Programmare interventi nelle zone rurali per renderle produttivi attraverso allevamenti diffusi, colture biologiche omogenee, acquedotti irrigui e mercati agricoli a chilometro zero. Un impegno politico tra i comuni per poter istituire collegamenti con gli autobus secondo le necessità degli studenti e di tutti i cittadini, per avere coincidenze secondo le entrate e l'uscita delle scuole e nello stesso tempo per garantire alla popolazione tutta di non perdere giornate lavorative per il disbrigo delle pratiche lontano dal proprio paese di residenza. Istituire mercati mensili per i prodotti artigianali locali, portare a compimento il Museo di Cultura Contadina ed aprirlo al pubblico. Elaborare e realizzare un programma aperto agli operatori economici per rendere Chiaravalle paese dalle mille opportunità, rigenerando tutti i settori del privato con innesti del pubblico. Per completare le offerte, essendo un paese a cavallo dei versanti del Serrese, del Girifarcese e del Soveratese, potenzialmente a tutti i numeri per un rilancio positivo, quindi non guasterebbero fiere, mercati, cultura, prodotti locali, sia agricoli che lattiero-caseari, pane, salumi e tutto ciò che il mondo socio-economico-produttivo chiaravallese e non sia in grado di produrre. Chiaravalle, la Casa della Salute, risorgerà, aggiudicati i lavori, per 5 milioni. L'azienda sanitaria provinciale ha dato il via all'aggiudicazione definitiva dei lavori per la costruzione della Casa della Salute. A realizzare le opere per quasi 5 milioni saranno l'Airfire SRL e la Tecnofutura SRL con sede a Roma. Un adempimento propedeutico per l'apertura cantiere che per il direttore generale facenti funzioni, Ilario Lazzaro, rappresenta un tassello importante per quanto riguarda il progetto di riconversione dell'ex ospedale San Biagio in Casa della Salute. In tutto l'investimento è di 8 milioni e 100 mila euro, dei quali 263 mila euro per progettazione e direzione lavori. Le economie sono di 1.650.000 euro e, stando ad alcune indiscrezioni, saranno oggetto di una specifica richiesta alla Regione Calabria per essere utilizzate per quanto riguarda il completamento del progetto. Con la delibera dell'ASP Invitalia, che ha seguito tutte le procedure di gara, ha consegnato il fascicolo all'ufficio tecnico dell'ASP, che avrà competenze specifiche e di controllo sull'andamento del cantiere.
Il manufatto sarà realizzato su una superficie complessiva di 2.200 metri quadrati, su quelli che erano i parcheggi dell'ex sezione staccata del Tribunale di Via Mario Geravolo, a qualche centinaio di metri dell'ex ospedale, che una volta realizzato il nuovo immobile sarà raso al suolo in quanto vulnerabile dal punto di vista sismico. La direzione dell'ASP in questa settimana non si è occupata solo di edilizia, ma ha focalizzato uno dei problemi peraltro atavici che vive la struttura Casa della Salute e la carenza di personale per via dei pensionamenti che si sono verificati a fine dicembre dello scorso anno. La direzione ha chiamato conferendo incarico quali autonomi a Giuseppe Roccia per quanto riguarda l'area della riabilitazione e Gino Scalone, pneumologo. Entrambi i sanitari sono stati in forza alla Casa della Salute prima del pensionamento. Per definire i dettagli dal punto di vista organizzativo tra ASP e specialisti è previsto un incontro a Catanzaro per mettere a punto tutte le procedure per rendere operativi gli ambulatori specialistici. Un significativo passo in avanti per via di alcune deficitarietà di personale che si erano verificate a fine anno causate appunto dalla mancanza di personale. Alla Casa della Salute la forza lavoro è ormai scesa al minimo storico e ciò ha comportato la cancellazione di alcuni servizi per quanto riguarda la medicina generale territoriale, dove la struttura dell'ex San Biagio ha specifiche competenze in ambito comprensoriale per tutta l'area delle preserre. Ovviamente la struttura ha bisogno di personale medico, infermieristico ed amministrativo, perché non ha mai funzionato il turnover. Prescrizioni impartite dal piano di rientro e dai commissari che si sono succeduti in Calabria per la gestione della sanità. Entroterra della provincia, che detto per inciso non può essere svuotato di servizi sanitari importanti, di personale qualificato e di strumentazione tecnologicamente avanzata. La riconversione dell'ex San Biagio doveva passare come potenziamento delle attività di medicina generale territoriale, dove al momento ci sono forti criticità. D'Avoli, il caso Scuolabus condannata all'impresa. Si è conclusa con una vittoria per l'ente la vicenda legata all'acquisto di uno Scuolabus che al comune però non è mai stato consegnato. Il Tribunale Civile di Catanzaro ha accertato e dichiarato la risoluzione del contratto di fornitura dello Scuolabus del 13 luglio 2017 per grave inadempimento e ha condannato in contumacia la ditta MM Industrial Cars alla restituzione in favore del Comune della somma di quasi 50.000 euro, che corrisponde all'importo versato per l'acquisto dello Scuolabus, oltre agli interessi. Una vicenda risalente a 4 anni fa e che oggi vede la sua definizione in sede civile, mentre resta ancora sospeso il procedimento penale a carico della ditta denunciata dal Comune per truffa aggravata. La ditta potentina MM Industrial Cars si era aggiudicata l'appalto per la fornitura del mezzo che il Comune ha acquistato grazie a un finanziamento erogato dalla Regione Calabria. Dopo la stipula del contratto il 27 luglio 2017, l'impresa inviò all'ente una lettera raccomandata con cui invitava il Comune a depositare richiesta di immatricolazione del veicolo al Dipartimento Trasporti di Potenza e contestualmente veniva consegnata la fattura per 49.950 euro. Un mese dopo il Comune di Davoli provvedeva a emettere mandato di pagamento nei confronti della MM Industrial Cars, ma di quel veicolo non si è mai vista neppure l'ombra, se non una foto inviata dal fornitore. A quel punto l'amministrazione comunale, guidata anche in quel periodo dal sindaco Giuseppe Papaleo, denunciò l'impresa per truffa aggravata e si rivolse anche al giudice civile per ottenere la restituzione dell'importo. In sede di giudizio civile la società non si è costituita. A seguito della sentenza emessa dal Tribunale di Catanzaro, la Giunta Comunale ha dato incarico a un legale di fiducia perché agisca nei confronti della ditta. Per il recupero della somma cala il sipario su un caso, quello dello Scuolabus Fantasma, acquistato ma mai arrivato nei magazzini dell'ente, che è stato a lungo al centro dello scontro politico nella scorsa consiliatura. Chiude il centro riabilitazione, tutti insieme per squillaggio e lancia l'allarme. A seguito di alcune preoccupanti notizie, abbiamo rivolto un'interrogazione urgente al sindaco di Squillace, Pasquale Muccari, per sapere quali iniziative intende assumere al fine di impedire la chiusura da parte dell'ASP di Catanzaro del centro di riabilitazione che ha sede da molti anni nel nostro comune.
Lo fanno sapere Oldani Mesoraca ed Enzo Zofrea, consiglieri comunali del gruppo di opposizione, tutti insieme per Squillace. I due aggiungono: abbiamo sottolineato al sindaco l'importanza del servizio sociale e sanitario che il centro svolge, non solo per gli squillacesi, ma per i cittadini di tutti i comuni vicini. Se questo dovesse avvenire, comporterebbe seri disagi agli utenti e alle loro famiglie. Poi concludono con la certezza che simili iniziative saranno assunte anche dai sindaci dei comuni interessati. Per Teleionio, Anna Maria Colabraro. Torre di Ruggero, il consorzio Nocciola accelera sui marchi Bio e IGP. Assemblea dei soci del consorzio, valorizzazione e tutela della Nocciola di Calabria per l'elezione del presidente e del nuovo consiglio di amministrazione per i prossimi 3 anni. Per acclamazione, i soci presenti nella sala del Consiglio Comunale di Palazzo Martelli di Torre di Ruggero hanno riconfermato Giuseppe Rotiroti, dirigente di Confagricoltura. Del nuovo consiglio di amministrazione fanno parte invece Tonello Marra, Enrico Classadonte, Nicolino De Giorgio, Domenico Martelli, Rocco Rosanò e Domenico Antonio Vono. Su tutti i punti posti all'ordine del giorno, compresa l'approvazione del bilancio sociale 2020 e sul resoconto dell'attività svolta nel corso del 2021, c'è stata l'ampia convergenza sull'azione svolta dai rappresentanti del consorzio che mette assieme oltre 50 agricoltori. Consorzio valorizzazione che punterà tutto ad affermare il marchio bio per la produzione che già 12 agricoltori hanno intrapreso all'interno dello stesso consorzio e l'impegno profuso per poter arrivare al più presto possibile al marchio IGP. Obiettivo principale del riconfermato Giuseppe Rotiroti per prossimi 3 anni alla guida del consorzio. Il consorzio è una bella realtà, ma da molti anni che diciamo, stanno lavorando. Io quello che mi sono sentito, che ho sentito dire su questa sera è che la pensione comunale di Torre di Ruggero, ma come credo, sono sicuro anche quella di Cardinale, sono al loro fianco per poter davvero progettare e fare delle cose insieme diciamo, di alti livelli e per portare il nome di queste due comunità che appunto sono il territorio della Nocciola diciamo, a livello nazionale. Cardinale Torre di Ruggero, ma ci sono altri comuni che si affiancano a questa realtà. Sì, sono altri comuni, tipo Marroni con il Miele, quindi effettivamente stanno creando un bel circuito dove ci sono anche altri comuni che si affacciano, come dicevo prima, il comune di Marroni con il discorso del miele e quindi diciamo un circuito che poi alla fine deve portare ad un unico obiettivo che è quello di portare in alto il nome di questo comprensorio. Interventi in aula che hanno spaziato tra passato e futuro e la consapevolezza che l'organismo rappresenta una vera e propria risorsa per i produttori dell'area delle Preserre. Numeri in aumento per quanto riguarda adesioni e produzioni, il che fa ben sperare per il proseguo delle attività agricole con l'impegno di creare produzioni eccellenti ed ampliare l'ambito di intervento. Attraverso gli interventi finanziari della Regione Calabria, assessorato all'agricoltura, l'obiettivo resta sempre e comunque lo sviluppo socio-economico del territorio, per un comparto dove la recessione è sotto gli occhi di tutti. Sulle origini storiche della Nocciola in Calabria, legata ai comuni di Cardinale e Torre di Ruggero, si sono soffermati il sindaco di Torre di Ruggero, Vito Roti, e l'assessore all'agricoltura del comune di Cardinale, Massimo Rotiroti. Entrambi hanno parlato di nuovi impianti di noccioleti, dove sono pronte oltre 500 piante nei terreni comunali, per dare un segnale concreto alla comunità. Per le due amministrazioni è bene credere nella forza di un prodotto che può creare lavoro e sviluppo per i due comuni, nel segno della coltura corilicola. Obiettivo proseguito dai soci del consorzio, valorizzazione e tutela della nocciola di Calabria, che ha già raggiunto il traguardo di oltre 200 quintali di nocciole, prodotto con l'80% biologico. Una visione condivisa sul lavoro portato avanti dai due comuni, con Cardinale che fa parte, nell'ambito del bando Borghi della Regione Calabria, di realizzare una nocciola per lo studio delle qualità nutraceutiche del prodotto. Il festival Prima Uscita Pubblica, con un evento per l'associazione culturale Nocciola Biologica Calabrese, il presidente Domenico Martelli ha evidenziato come la kermesse voglia essere l'inizio di un percorso, un evento da riproporre ogni anno, in un'ottica di confronto e di crescita, per andare verso un prodotto sempre più di eccellenza.
ha ricordato la realtà della coltura della nocciola nella Valle dell'Ancinale, che negli anni 70 aveva raggiunto un'imponente produzione che rappresentava il 90% del prodotto a livello regionale. Allora, devo ringraziare i soci del Consorzio in quanto mi hanno riconfermato la fiducia e quindi grazie a loro e al lavoro che hanno svolto anche loro insieme a me, li devo ringraziare perché loro sono stati quelli effettivamente che mi hanno dato anche la forza di continuare. Il futuro sarà quello di quello che noi era l'obiettivo da anni, cioè sarebbe dare un marchio a questo territorio, dare un marchio al prodotto che sarebbe l'IGP, poi anche a iniziare a fare il semilavorato, la trasformazione, è quella di creare sia la granella, sia la nocciola tostata, la pasta di nocciola e la farina. Questo sarebbe il nostro diciamo, obiettivo che dobbiamo portare avanti e che dobbiamo chiudere in questo cerchio, in questi altri 3 anni di mio mandato. Sì, pandemia che purtroppo ce la stiamo portando e ogni anno invece di diminuire la vediamo aumentare. E abbiamo fatto dei grandi manifestazioni come quella che abbiamo fatto quest'estate a Torre di Ruggero, quella che abbiamo fatto anche alla Magna Grecia Film Festival e quella che abbiamo fatto anche l'altro giorno a Soverato con Torroni in Festa, che è stato un grande successo, non un successo ma un grande successo, in quanto tutti ci stanno chiamando perché il nostro prodotto è stato un prodotto che loro l'hanno considerato un prodotto di ottima qualità e quindi pensiamo di andare verso quel percorso che è quello del trasformato e creare questi prodotti di nicchia dando un nome al territorio. Thank you.